Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio e ben ritrovati nel canale, ben ritrovati con un nuovo video della Ferrari F1 Collection. Oggi facciamo l'uscita numero 83, la Ferrari 801. Finalmente un numero che ci manca, non è un doppione e come sempre ve l'avevo già annunciato sui miei social. Mi raccomando, ve li lascio qui sotto, andate a lasciare un bel pollicione se volete essere sempre aggiornati non solo su tutto quello che esce sul canale, ma anche su tutte le novità che arrivano in edicola. Molto importante, soprattutto se volete prendere soltanto qualche numero nello specifico. Peraltro stavamo parlando proprio di un'annata che ci manca. Io ve lo dico da una vita che ho come intenzione fare una Ferrari per ogni anno. In tanti in quest'ultimo periodo mi state scrivendo, mi state facendo i conti e vi siete accorti che effettivamente nelle Ferrari che dovranno uscire alla fine mancheranno 3 anni, mi sembra 61, 63, comunque sono 3 macchine che mancano. E molto spesso mi avete chiesto, Visio, ma secondo te arriveranno, le faranno? Devo essere sincero, ragazzi, non lo so, perché questa comunque è una collezione già uscita, stanno rivedendo i numeri che sono usciti in passato, quindi che vi posso dire? Se in passato esistono, usciranno anche su questa nuova, altrimenti non lo so. Sarebbe un peccato? Sono sincero con voi, se dovessero mancare delle annate, vediamo, però non sono sicuro. Poi, come sempre, se ci sono persone più esperte o più sicure e volete lasciare un commentino, è sempre il benvenuto. Ragazzi, ma come sempre, prima di iniziare questo video, io come al solito vi invito a lasciare un grossissimo pollice in su. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Inoltre vi ricordo che qui sopra vi lascio la playlist della Ferrari F1 Collection, dove potete trovare tutti quanti i numeri che abbiamo già fatto e dove troverete anche tutti i successivi che mancano. Mentre qui sotto vi ricordo del gruppo Telegram Visio TV Modellismo. Se siete appassionati di Formula 1, di modellismo, volete essere sempre aggiornati con le uscite, le novità, le curiosità, sicuramente vi dovete unire a questo gruppo. Ci possiamo spostare sotto dunque ed andiamo a scoprire la Ferrari 801. Ok ragazzi, pronti via, andiamoci a scoprire questa nuova uscita. Allora, siamo arrivati alla numero 83. Ferrari 801 Luigi Musso 1957. Il prossimo numero, raga, niente po' di meno che la Ferrari F2001 di Michael Schumacher. Neanche a dirvelo, questa la dobbiamo possedere. Io effettivamente già ce l'ho, ma dobbiamo prendere questa della nuova collezione. Allora, Ferrari 801, se non vado errato, 801. L'1 è sicuramente per la Formula 1. L'8 non mi ricordo se sono i cilindri o la cilindrata. Comunque, ragazzi, è sicuramente questa la sigla, è qualcosa legato al motore. Sicuramente un modello molto bello, molto particolare. Peraltro stavo guardando gli scarichi laterali, che hanno anche una protezione per le gomme. Molto interessante questa macchina. E poi, come vi stavo dicendo, effettivamente è un tassello che ci manca. Speriamo di riuscire poi alla fine a farla tutta quanta. Allora andiamo, cioè per tutta quanta intendo una Ferrari per ogni annata. Allora, apriamoci il modellino, eccola qua. Andiamola a vedere più da vicino, togliamo anche la plastica ed eccoci qui, Ferrari 801 1957, Luigi Musso. Come potete vedere, ragazzi, la macchina è veramente molto molto bella, perché pur essendo una macchina anni 50, quindi di conseguenza molto semplice, ci sono svariati dettagli. Insomma, si vede che la macchina iniziava a prendere un'evoluzione importante. C'è da dire che questa è una diretta evoluzione della Ferrari D50, che aveva vinto. Effettivamente questa macchina non diede grandi soddisfazioni alla casa di Maranello, però devo dirvi che è molto molto bella e a livello di soluzioni aerodinamiche iniziano a vedersi, insomma, anche qualcosa di particolare. Allora, iniziamo la nostra analisi. Ovviamente abbiamo la presa d'aria al centro che è scolpita, quindi vedete, fatta molto bene, buone sempre le gomme, buone anche le sospensioni, e qui iniziamo a vedere questa sorta di diffusori di flusso, o quelli che poi diventeranno i diffusori di flusso sulle pance laterali. Vedete come sono stati applicati. Non è la prima volta che vediamo questa soluzione in queste Ferrari, anche in quella di Mike Hawthorn, se non vado errato, c'era una cosa simile. Sicuramente molto bella. Abbiamo anche la presa d'aria sulla parte superiore del cofano. E poi, come vi stavo dicendo, gli scarichi laterali. Sicuramente una novità, no? Nel senso, siamo stati abituati nei primi anni 50 a questi scarichi molto lunghi che arrivavano fino alla parte posteriore dell'auto. In questo caso, come potrete vedere, sono molto più corti ed è stata aggiunta questa sorta di protezione, perché effettivamente, ragazzi, altrimenti i gas di scarico avrebbero fuso
verso le gomme posteriori, quindi sono piegati verso l'esterno e hanno anche questa ulteriore protezione. Devo dirvi, è molto affascinante, anche un po' molto Fast and Furious degli anni 57 con questi scarichi sicuramente molto particolari. Andiamoci a guardare l'interno del cockpit. Abbiamo il sedile di colorazione marrone, bellissime le decals sulla strumentazione, volante in legno con logo Ferrari, e possiamo anche vedere la leva del cambio. Torna il tappo cromato per quanto riguarda il serbatoio. Sulla parte posteriore abbiamo la scritta prova MO31 e ragazzi, secondo me è molto bella, devo dirvi forse una delle più belle di questi anni 50, perché come detto si vedono soluzioni molto estreme, insomma si inizia a vedere che la Formula 1 puntava a spingere a soluzioni estreme, sicuramente un bel modello. È la prima volta che lo metto in collezione, non posso farvi vedere il paragone con il vecchio modello, comunque devo dirvi sono molto soddisfatto, anzi vi chiedo se per caso possedete quello vecchio, fatemi sapere se ci sono delle differenze, siete sempre molto gentili. Peraltro volevo salutare, anzi ringraziare un ragazzo che la scorsa settimana poi mi ha scritto che la 312 T2 di Gilles Villeneuve alla fine a livello aerodinamico era un po' diversa rispetto a quella di Niki Lauda che abbiamo visto. Io poi non ho fatto il paragone, però insomma vi ringrazio sempre per essere attenti e per farmi sapere tutte queste cose che magari a me sfuggono. Dunque ragazzi, questa è la Ferrari 801, come sempre vi invito a farmi sapere che cosa ne pensate con un bel commentino. E dunque, cari ragazzi, anche per questo video è davvero tutto. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale, premere sulla campanellina per restare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite. E se questo video vi è piaciuto lasciate un like meraviglioso come questa Ferrari 801. Mi raccomando, fatemi sapere se vi è piaciuta, se l'avete presa anche voi, se state continuando la collezione, tutto quello che volete, sempre con un bel commentino qui sotto. Io vi do appuntamento con il prossimo numero, la settimana prossima, la Ferrari F2001 di Michael Schumacher. Figuratevi se mancherà l'appello, restate sempre super sintonizzati. Qui da Visio e dalla Ferrari 801 è davvero tutto. Io vi mando un grosso saluto. Ciao ciao!